Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano la nostra pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Partiamo da uno studio che è stato commissionato dall'Istituto Superiore di Sanità, a cui partecipano anche le regioni. Parteciperà chiaramente anche la Puglia, con un focus particolare sulla circolazione delle varianti e un'attenzione particolare ovviamente alla variante Delta. Sentiamo. Inizia oggi la nuova indagine rapida disposta dal Ministero della Salute per stimare la diffusione delle principali varianti del coronavirus, con particolare attenzione alla Delta. All'analisi partecipa anche la Puglia, la regione con più sequenze che corrispondono al ceppo indiano, una cinquantina in tutto i tamponi che verranno esaminati nella nostra regione. Si tratta di un'indagine a campione per calcolare la prevalenza delle varie varianti. Lo studio sarà coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le regioni. In Puglia attualmente ci sono poco più di 7.000 persone positive al Covid, il numero più basso dallo scorso ottobre, quando la seconda ondata di contagi iniziava a mettere in difficoltà ASL e ospedali. Nonostante quindi i focolai di variante indiana individuati nel Brindisino, la curva pandemica continua la sua discesa e corre verso l'appiattimento. Dal bollettino epidemiologico della regione di oggi sono emersi 92 nuovi contagi su 8.033 tamponi processati. I casi attualmente positivi sono 7.063, i pazienti ricoverati 189. Sul fronte della campagna vaccinale si registra la carenza di sieri Pfizer. Questa mattina alle 6 erano rimaste circa 14.000 dosi. Proprio per il numero esiguo di vaccini Pfizer, domani 17 dei 22 hub vaccinali dell'ASL di Bari si fermeranno con le somministrazioni in attesa della nuova fornitura prevista nel tardo pomeriggio di mercoledì. Le vaccinazioni programmate per domani sono state rinviate. Economico che non ha ancora riaperto. Stiamo parlando delle discoteche. Si balla ovunque, tranne che appunto nei locali. Fateci riaprire. Questo è il commento di Alberto Cassotti, organizzatore di eventi, alla notizia della possibile riapertura dei locali a partire, ma è tutto da vedere, forse dal prossimo 10 luglio. Vediamo. Questa settimana potrebbe essere decisiva per il futuro delle discoteche. Da quanto annunciato dal sottosegretario alla salute, si potrebbe riaprire quantomeno dai primi giorni di luglio. Quali sono le reazioni da parte di chi lavora nel vostro mondo? Purtroppo forse ancora non si è percepito qual è realmente il problema. In questo momento storico per noi, una settimana è veramente un'altra settimana persa. Noi sono un anno e mezzo che non stiamo lavorando. Ora, non dico che dovevamo riaprire 3-4 mesi fa, per carità, non ci permetteremo, anche perché noi siamo assolutamente coscienti di tutto quello che è successo e siamo coscienti di quello che anche potrebbe succedere più avanti. Però adesso non ha senso, ancora una volta, lasciarci per ultimi, senza ancora una prospettiva. Noi non abbiamo ancora una data. Secondo voi è normale poter organizzare un quadro artistico a fine giugno? È quasi impossibile. Chi vuole prendere un ospite da fuori ora e lo contatta fra una settimana, perché ci diranno che potremo aprire il 10 luglio, probabilmente avrà già preso altri impegni, quindi sarà difficile portarlo qua. Non ci sentono, non ci vogliono ascoltare. In realtà si balla ovunque, ma non in discoteca. Lo vogliamo recepire questo messaggio? Lo vogliamo fare nostro? Possiamo avere un po' di appoggio da tutti, anche dai semplici cittadini che continuano ad additarci come gli untori non so di che cosa? Cambiamo argomento e siamo alle notizie della rete, dunque ci colleghiamo con la nostra postazione social dove c'è per noi Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, e allora vi parliamo oggi di notizie dai quartieri. Iniziamo dalla zona del Libertà, prima la rissa, poi la fuga al rivo della polizia. È successo 2 giorni fa in Piazza Risorgimento, appunto al quartiere Libertà di Bari. Ancora ignoti i motivi della lite sfociata in violenza fisica e segnalata da un residente della zona sulla pagina Facebook del sindaco De Caro. Ecco il video, lo potete vedere. Storia di ordinaria tranquillità, scrive l'utente con tono sarcastico. Non è infatti la prima volta che la piazza è teatro di violenza
evidenze degrado, ma al netto delle precedenti segnalazioni relative incuria, danni agli oggetti, abbandono di rifiuti ed esplosioni di fuochi d'artificio, questa volta si è andati ben oltre. Nel video girato appunto da un utente si vedono le fasi concitate della rissa, un pugno, una sedia che vola fino all'arrivo della polizia. La pattuglia a sirene spiegate mette in fuga tutti i presenti nella piazza che si dileguano per le vie limitrofe. L'intera area, ricordiamo, è stata oggetto di un restyling appena nel 2020 con una nuova illuminazione totale e l'installazione di 3 telecamere che avrebbero dovuto renderla più sicura. Bene, con questo è tutto, quindi per il momento Alessandra, dopo per altre notizie. E noi andiamo avanti con la stagione della trebbiatura in Puglia al via, una stagione per la quale però Coldiretti prevede un calo della raccolta del grano legato a cause climatiche. Sentiamo. Un calo stimato del 45% tra gelate e siccità, le rese dimezzate fino a 12 quintali per ettaro, prende il via la raccolta del grano e Coldiretti rende note le stime di un'annata che si preannuncia complicata dopo mesi di clima anomalo. La Puglia, granaio d'Italia, pagherà le conseguenze di gelate prima e siccità poi. In provincia di Bari in particolare il calo della produzione potrebbe raggiungere il 60%. A colpire i campi regionali non sono solo i cambiamenti climatici, ma anche l'allarme incendi. Gli agricoltori, fanno sapere da Coldiretti, stanno trebbiando con grande lena per evitare il rischio fiamme che è sempre in agguato. A prescindere dal fatto che l'origine sia stata naturale, dolosa o per mano di piromani, dal 20 maggio al 20 giugno sono state 70 le chiamate di intervento ai vigili del fuoco per spegnere gli incendi in campagna. I timori sulla quantità non pregiudicano però la qualità del prodotto, che resta estremamente alta, mantenendo la sua competitività in un mercato comunque condizionato dai prodotti stranieri. A fare il punto sulla situazione è stato il direttore della Federazione Regionale di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni. È una situazione che si sta naturalmente riscontrando un po' su tutto il territorio della Puglia, che in qualche modo, insomma, potrebbe andare a compromettere quello che è la redditività delle nostre imprese. Dall'altra parte c'è stata una forte importazione durante il 2020 di prodotto dall'estero, in particolar modo legato all'accordo del libero scambio tra Europa e Canada, al CETA fondamentalmente, che ha favorito questo tipo di importazione di un prodotto non sicuro, perché sappiamo benissimo che loro essiccano il grano utilizzando i glifosati. Questo crea una concorrenza sleale sul mercato, nonostante il Covid e il periodo legato all'etichettatura d'origine abbiamo in qualche modo riscoperto il 100% del grano italiano da parte dei consumatori, che in qualche modo vogliono ritrovare sicurezza, vogliono ritrovare territorio sulle proprie tavole. E torniamo a parlare della chiusura della scuola Carlo Del Prete, una partita ancora da giocare. Venerdì convocata un'assemblea aperta per discutere del futuro dell'istituto. Il prossimo martedì invece si terrà l'incontro tra l'assessore Paola Romano e il presidente del municipio Smaldone. Una scuola che chiude è una perdita enorme, una ferita al quartiere e alla comunità. Scrivono così gli organizzatori dell'assemblea aperta, organizzata per il prossimo venerdì 25 giugno alle ore 19 sul piazzale antistante la scuola Carlo Del Prete, agli onori della cronaca da giorni a causa della sua imminente chiusura e del trasferimento al suo interno della sede del secondo municipio, attualmente operativo in Stradella del Caffè a Poggiofranco. La chiamata arriva su Facebook in un gruppo aperto a tutti i cittadini. Il nome dell'evento la dice lunga sui suoi contenuti. Giù le mani dalla scuola Del Prete, salviamola. L'assemblea pubblica precederà di qualche giorno l'incontro fissato tra l'assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano e il presidente di municipio Gianluccio Smaldone. L'assessore, anticipa, chiederà lumi sul trasferimento, già richiesto con delibera di municipio ma mai comunicato. L'idea di togliere spazio ai bambini, in particolar modo il grande cortile interno alla scuola, che da progetto dovrebbe diventare un parcheggio, alla Romano proprio non piace. Non lascia dunque indifferenti la sorte dello storico edificio di Corso Benedetto Croce, stabile dei primi del Novecento e adibita a scuola, che però negli ultimi anni è stato soggetto ad un lento ma progressivo spopolamento. A partire dal prossimo settembre sopravviveranno infatti soltanto le 2 sezioni di scuola materna al piano terra. Le 3 classi elementari saranno trasferite nel plesso di Amicis. Sta di fatto che una partita che sembrava già decisa sembra invece ancora tutta da giocare.
E il Palazzo del Prete, sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, resterà chiuso per accertamenti su eventuale presenza di legionella nell'acqua distribuita nell'immobile. Lo rende noto il Rettorato con un comunicato. L'ASL fa sapere ha già provveduto a prelevare i campioni necessari per le opportune analisi. Contemporaneamente anche i laboratori dell'Università di Bari nell'Istituto di Igiene, sotto la responsabilità della professoressa Montagna, stanno provvedendo ad analoghe analisi. Il Palazzo del Prete sarà riaperto all'esito degli accertamenti. È stato promosso a Gravina il progetto Help, chiedici aiuto. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Eziana Di Mola. Help chiedici aiuto, il nuovo progetto inaugurato a Gravina presso l'ex monastero di Santa Lucia, è stato ideato dall'associazione Micro Italia nell'ambito del bando volontariato 2019 indetto dalla Fondazione Con il Sud. Un progetto dalla durata di 2 anni che nasce per dare aiuto a chi soffre di isolamento sociale e quindi anziani, persone con disabilità, immigrati, tutte le categorie ritenute socialmente più fragili. Un progetto che si è avvalso della collaborazione di varie associazioni di volontariato come l'ANFAS, l'Unione Italiana Ciechi, la cooperativa Nuovi Orizzonti e l'Auxilium Editorni di Altamura e altri, ma è stata fondamentale la collaborazione della Micro Italia per la buona riuscita del progetto. Una collaborazione che va avanti da diverse stagioni tra teleassociazione e presidio ospedaliero della Murgia Perinei. Un particolare ringraziamento arriva dal deputato del Movimento 5 Stelle, Angela Masi. Rinnovo i miei complimenti, sostiene la deputata, per questo bellissimo progetto al presidente Vincenzo Florio e a tutto il suo gruppo. Progetto che mette al centro le persone, quelle svantaggiate e i volontari. L'obiettivo è di rispondere ai bisogni emergenti delle persone in condizioni di fragilità sociale del territorio attraverso la creazione di una rete integrata di servizi e di assistenza. Bene, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie. Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo di questa ondata di caldo bollente che sta imperversando nella nostra regione. Allora chiediamo lumi e soprattutto speriamo che ci possa dare buone notizie il colonnello e meteorologo Vito Antonio Laricchia, collegato in collegamento telefonico con noi. Buonasera colonnello, benvenuto. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Anzi, direi un caldo saluto, ma non dal punto di vista termico. No, lei, anche lei no, colonnello, perché noi mai come in questo momento ci aspettiamo l'amico maestrale, perché con il solstizio d'estate ci ha portato questa ondata di caldo africano. Allora le chiedo subito quanto durerà, non ne possiamo più. Beh, già vi dico che purtroppo l'amico maestrale è in vacanza, direi che è latitante. Avremo se no una bava di vento un po' più fresco tra nord e nord-est, più o meno tra venerdì, sabato e domenica, ma per attenuare questo caldo. Un'ondata di caldo che poggia le sue radici in una rimonta di questo forte anticiclone che è di matrice subtropicale africana, quindi questo già dice tutto. Ha preso possesso di tutto il Mediterraneo, rimane qui tranquillamente, arriva aria calda dal Sahara, e quindi 2 più 2 fa 4. Pensate che le temperature di oggi hanno toccato nelle zone interne di Capitanata anche i 41 gradi, e le città più calde, giornata di oggi, sono stati 37 gradi di Foggia, i 38 di Taranto. A Bari abbiamo toccato i 36, ma sono valori termometrici, letti ai termometri, però ovviamente quella percepita è la stessa, attorno a 36-35 gradi a causa del tasso di umidità che è un po' basso, ma in qualche zona interna abbiamo sfiorato i 40-41 gradi. Questo rimarrà fino a venerdì. A venerdì una debole componente da quadranti settentrionali, questo perché passa una perturbazione, interesserà il nord del centro Italia con rovesci temporali. Da noi le temperature si assesteranno attorno a 32-33 gradi, e poi, ahimè, di nuovo rimonta anticiclonica per diversi giorni ancora. Ricordo a tutti che le previsioni 48-72 ore, scherziamo, diciamo tra il serio e il faceto, ma le grandi perturbazioni atlantiche sono lontane, non c'è una goccia d'acqua e almeno fino all'8 luglio, e mi auguro di averci preso, il tempo sarà di poco splendido. Giornate soleggiate e tanto tanto caldo ancora purtroppo. Beh, colonnello, lei ormai ci ha educato a fare appello alla climatologia quando si parla di previsioni a lungo termine, allora io le chiedo di fare appello alla climatologia per sapere che estate sarà. Sarà un'estate con temperature sopra la norma? Beh, diciamo che finalmente, tra virgolette, dopo due estati dove
le temperature sono state attorno ai 30 gradi. Questa è la prima dopo due anni circa in cui abbiamo la vera ondata di calore, quella che porta i venti un po' da quadranti meridionali, temperatura attorno ai 40 gradi, la percezione attorno a queste cifre, quindi abbastanza alte. Ovviamente l'estate che è cominciata da lunedì 21 con solstizio alle 5.32 continuerà ancora almeno per 40 giorni certamente, e poi avremo senz'altro un abbattimento termico naturale per la rotazione terrestre a partire dal 20 agosto circa, però dobbiamo aspettarci senz'altro un'estate calda, purtroppo questo con gravi danni anche all'agricoltura, poca pioggia, risparmio dal punto di vista idrico e quindi massima attenzione al soleggiamento, non esposti ai raggi solari. Pensate che i raggi ultravioletti saranno da codice 9 su una scala 1 a 11, quindi evitate nelle ore più calde dalle 10 alle 13 di esporsi al sole. Un'ultima domanda, probabilmente la farà sorridere colonnello, ma si dice di solito inverno freddo, estate calda, e così vale questa equazione, soltanto un antico adagio, insomma un'antica credenza? Sì, va bene, di proverbi ne possiamo raccontare tanti, però diciamo che purtroppo, ahimè, il disastro climatologico è sotto gli occhi di tutti, i ghiacciai che si sciolgono, grandi incendi, noi dobbiamo vedere pure quello che sta accadendo dall'altra parte del nostro emisfero, noi siamo all'emisfero nord, parliamo soltanto di quello che accade nelle nostre latitudini, però se siamo attenti e andiamo a vedere qualche telegiornale, qualche riporto nelle zone dell'Australia, della California, eccetera, i grandi incendi che stanno distruggendo dei paesi veri e propri con tanti morti, tanti animali. Vi do una chicca, per esempio, in Australia col grande incendio che c'è stato hanno distrutto veramente le intere foreste, molti koala, che è l'animale rappresentativo, sono morti, eccetera, molti animali, e questo è il ciclo della vita degli animali, cioè io mangio te, tu mangi me, e c'è un certo equilibrio della natura, è caduto, tant'è vero che c'è stata un'invasione immensa di topi, di milioni e milioni di topi, perché molti serpenti, molti animali che mangiavano gli altri animali sono deceduti nei grandi incendi. Questo ha portato veramente a uno sconvolgimento della natura. Speriamo che da noi questo non accada. Infatti ce lo auguriamo. Grazie al colonnello meteorologo Vitantoro Ricchia per essere stato con noi. Buon lavoro. Arrivederci, buonasera. Noi andiamo avanti e parliamo di vaccinazioni, perché gli hub vaccinali dell'ASL Bari domani si fermeranno per una sola giornata in attesa delle nuove forniture di Pfizer che arriveranno nella giornata di domani. Tutti gli appuntamenti previsti dunque nella giornata di mercoledì slitteranno nei prossimi giorni. Sentiamo. Le dosi Pfizer non sono sufficienti, ferme a poco più di 35.000, e così le vaccinazioni programmate per domani 23 giugno slittano. Il timore paventato all'indomani dello stop per le seconde somministrazioni di AstraZeneca agli under 60 si sta concretizzando. Non ci sono abbastanza vaccini e quindi anche la ASL di Bari si trova costretta a rimodulare le agende. Già da ieri i centralinisti dell'azienda sanitaria stanno inviando messaggi a circa 10.000 persone, per le quali l'appuntamento è rimandato in alcuni casi anche di una settimana. Ma la situazione potrebbe normalizzarsi già a partire da dopodomani, con l'arrivo previsto nelle prossime ore di un nuovo carico di Pfizer. Il dubbio è che il problema si ripresenti anche nelle prossime settimane. Anche altre regioni del resto lamentano un calo delle consegne, e a Bari i primi disagi si sono avvertiti con qualche coda in mattinata all'hub della Fiera del Levante. Il contatore delle somministrazioni è arrivato ora a oltre 3.200.000 dosi. Il raggiungimento dell'immunità di popolazione è previsto per il 10 settembre. Lo scorso anno, senza vaccini ma dopo un lockdown duro in primavera, i casi e i ricoveri tornarono a risalire già dai primi di agosto. La speranza è che grazie ai vaccini si possa scongiurare la proiezione di un film già visto. Cambiamo argomento e parliamo di G20, tutto pronto a Bari per il saluto inaugurale con il ministro Di Maio, che accoglierà 35 delegazioni. L'arrivo nel capoluogo pugliese è previsto per lunedì 28 giugno, prima del vertice dei ministri degli esteri martedì a Matera. Sentiamo.
Sarà il ministro degli esteri Luigi Di Maio a dare il benvenuto alle 19 del 28 giugno nel Castello Svevo di Bari ai capi delegazione che parteciperanno alla riunione del G20 in programma martedì 29 giugno a Matera. Bari ospiterà le delegazioni che poi si sposteranno il mattino seguente in Basilicata. Per l'occasione in città saranno istituiti divieti di transito e di fermata nelle piazze del Murattiano interessate all'evento, tra cui piazza Federico II di Svevia, piazza Massari e le strade circostanti il Castello Svevo. Divieti di fermata anche davanti ai 5 hotel che ospiteranno le delegazioni: Albergo delle Nazioni, Nicolaus, Parco dei Principi, Hotel Oriente e Hotel Palace. Dopo l'accoglienza barese, il programma prosegue il 29 a Matera con la riunione dei ministri degli esteri e, per la prima volta, una sessione congiunta dei ministri degli esteri e dello sviluppo del G20. La riunione dei ministri sarà articolata in due sessioni. La prima riguarderà il tema della governance globale e del multilateralismo. Al centro delle discussioni la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale in settori chiave quali salute globale, sviluppo sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici, commercio internazionale. La seconda sessione sarà dedicata alle relazioni con il continente africano. Al termine dell'incontro verrà adottata la dichiarazione ministeriale di Matera, un documento che afferma l'impegno del G20 ad affrontare le attuali emergenze alimentari, nonché a costruire sistemi alimentari resilienti con l'obiettivo di raggiungere un mondo libero dalla fame entro il 2030. Fitta anche l'agenda del 30 giugno, dove i capi delegazione e sviluppo parteciperanno a Brindisi, nella base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite, all'evento ministeriale sul ruolo della logistica nella risposta alla pandemia di Covid-19 e alle future crisi umanitarie e sanitarie. Sempre a Brindisi, dopo il tavolo ministeriale sull'assistenza umanitaria e l'incontro con la stampa del ministro Di Maio e del direttore esecutivo del PAM David Bursley, la visita si concluderà con un breve drive-out della base umanitaria UNHRD e della base logistica delle Nazioni Unite per le operazioni di peacekeeping. E dopo il corso al Santa Lucia è la volta del Museo Archeologico di Santa Scolastica, a breve l'inaugurazione del secondo piano. Ad anticiparlo ai nostri microfoni il sindaco Antonio Di Caro, sentiamo. Finalmente Bari è una città viva dal punto di vista culturale. Completiamo queste riaperture tra qualche giorno con l'inaugurazione del secondo piano del Museo Archeologico di Santa Scolastica. Il piano terra era già fruibile in buona parte, abbiamo completato il restauro e l'allestimento dall'altra parte del piano terra e del piano superiore, e fare un'inaugurazione insieme al ministro degli esteri italiano Di Maio e al segretario generale degli Stati Uniti, molto probabilmente nei prossimi giorni, in occasione della riapertura del Museo di Santa Scolastica, ci sarà anche una mostra di arte contemporanea legata agli artisti americani degli anni 70 e 80. E andiamo nella nostra postazione social per l'ultimo collegamento con Italo 5 Palmi. Italo, vengo da te. E ci spostiamo adesso al quartiere Sant'Anna di Bari, tre colonnine dell'Enel abbattute, presumibilmente da un gruppo di vandali, a poche ore di distanza dall'intervento dei tecnici che avevano aggiustato invece un'altra colonnina sempre nel quartiere Sant'Anna. La segnalazione è arrivata da Giuseppe Corcelli, consigliere del Municipio 1, dopo aver denunciato il danno relativo alla prima colonnina distrutta, aver atteso la riparazione da parte dei tecnici dell'Enel. In nottata ne sono state invece distrutte altre tre. Neanche il tempo di gioire, ha detto Corcelli, che in risposta al nostro gesto si sono divertiti ad abbatterne altre tre. Anche per quest'ultimo danno il consigliere ha allertato nuovamente i tecnici che provvederanno nelle prossime ore a ripristinare le colonnine abbattute, ma un appello ai ragazzetti vandali, conclude Corcelli: se avete voglia di tirare dei calci, compratevi un pallone. Bene, con questo è tutto quindi per oggi, Alessandra, a te buona serata. Grazie Italo, noi andiamo avanti. Un concerto per promuovere la cultura italiana in Libano e Turchia si è svolto ieri nelle grotte di Castellana, ce ne parla Francesco Russo. Hey mambo, don't want a tarantella. Hanno scelto il meraviglioso scenario delle grotte di Castellana e Mezzo Tono, gruppo vocale di origine pugliese che con i suoi show promuove l'Italia in giro per il mondo, per il concerto omaggio al Libano e alla Turchia, tappe del loro tour proprio per quest'anno che la pandemia ha reso mete irraggiungibili fisicamente. L'iniziativa, sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura di Beirut e da quello di Istanbul, ha voluto superare le naturali distanze grazie alla diretta streaming trasmessa ieri sui social. I cinque artisti da diversi anni impegnati a
diffondere la cultura italiana all'estero con musica ed ironia, hanno alternato simpatiche gag all'esecuzione di brani dal jazz al pop, dalla bossa nova al folklore, dal Big Bang Style alla musica classica, il tutto solo con l'utilizzo delle loro voci che tra armonie e ritmi imitano il suono degli strumenti musicali. A rendere l'esibizione ulteriormente pregevole la suggestiva cornice a 60 metri di profondità del sito carsico tra i principali attrattori turistici della Puglia. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go, you mix it up. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Il meteo è offerto da GL Industries. Since 1965, we serve solutions. Buona giornata da Nico Schiodetto, andiamo a osservare la previsione per la giornata di martedì sul vecchio continente. Partiamo dalle Isobare, dove una zona di bassa pressione sarà ancora attiva tra l'Inghilterra, i Paesi Bassi e la Francia, foriera di temporali su Alpi e Prealpi. L'Italia invece ancora alle prese con l'anticiclone di matrice nordafricana. Nel dettaglio, difatti, condizioni di bel tempo con ampie aperture del cielo, ma zoom precipitazioni, più che altro per farci vedere dove ci saranno dei temporali. E difatti possiamo vedere le piogge, gli acquazzoni che durante il pomeriggio andranno a formarsi su Alpi e Prealpi. Non escludiamo qualche fenomeno temporalesco possa investire anche parte del Piemonte. Per quanto riguarda invece il centro-sud, non osserviamo precipitazioni nemmeno sul nord-est. In sintesi, quindi, la mappa dell'Italia, una giornata di bel tempo con ampia apertura del cielo, il caldo però intenso su tutte le aree interne del centro-sud, soprattutto proprio le regioni meridionali vedranno temperature elevate da bollino rosso. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti sull'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da GL Industries. Since 1965 we serve solutions.